Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera andiamo a commentare il risultato di oggi. Gara svoltasi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Conetani, alle ore 16:15. Quindi Pisa Regina. Bene, vinta dal Pisa per 2-0. Allora, il Pisa parte subito in avanti, parte subito convinto e deciso e non dà respiro alla Regina, tant'è che al sesto minuto sul tiro di Birindelli Cionek tocca e fa autorete. Un Pisa propositivo, un Pisa in avanti, un Pisa che macina di tutto al centrocampo, di tutto e di più, e non dà spazio alla Regina. E anche la Regina non riesce in certi momenti a contenere il Pisa. E al 26esimo sul tiro di Gucker si salva Mikhail. Va bene, partita va avanti, e al 29esimo io penso che sia stata forse l'occasione migliore per pareggiare la partita da parte della Regina. Al 29esimo sul tiro di Cortinovis, Nicolas fa una mega parata e quindi nega il pareggio alla Regina. Andò avanti al 46esimo, Luca prende palla al centrocampo, va avanti, arriva al limite, tira e Mikhai para, e qui finisce il primo tempo. Io direi un primo tempo appannaggio del Pisa. Sì, ci sono state le occasioni anche per quanto riguarda la regina, direi 1-2 occasioni, ma il Pisa sicuramente ha macinato di più. Bene, finisce il primo tempo, le formazioni scendono negli spogliatoi sull'1-0 per il Pisa. Nella ripresa D'Angelo sostituisce Gucker con Sibilli, probabilmente Gucker si deve essere fatto male e quindi niente, viene sostituito. Allora inizia la ripresa, solito film, solito cinema, Pisa in avanti, Pisa fondamentalmente con le idee lucide, le idee chiare, un centrocampo, ripeto, che non ha uguali io fino adesso per quello che ho potuto vedere alle prime partite, centrocampo che veramente, per non parlare della difesa, che non abbiamo niente a che vedere con la difesa dell'anno scorso. Lo dico e lo ribadisco e non mi stancherò mai di dirlo. Al 63esimo Birindelli passa a Luca. Luca entra in area e viene atterrato da Regini. Chiaramente calcio di rigore. Calcio di rigore. Poi in area si innesca una mischia con i giocatori, quindi con Mikhai, con Caracciolo, con Birindelli. Alla fine Mikhai colpisce in faccia Birindelli, quindi rosso diretto, Mikhai viene espulso. Si aspetta il VAR conferma, e quindi Luca si appresta a battere il calcio di rigore, che inevitabilmente trasforma una bordata, che la rete è sempre lì che si gonfia. Bene, e quindi alla fine il Pisa è in vantaggio per 2-0. Poi Mister D'Angelo fa le sostituzioni, anche la Regina poi farà le sostituzioni, quindi Piccinini, De Vitis, Masucci, Pisa passa a un 4-4-2. Quando all'81esimo Beruatto dribbla in area, tira e prende il palo. Porca miseria, perché altrimenti erano 3 confetti oggi, ma purtroppo il palo nega la gioia. Io direi a questo punto, quando il Pisa passa un 4-4-2, la Regina va totalmente in balia del Pisa. Capitola. E la partita, dopo i 5 minuti di recupero, finisce. Io direi un Pisa che non ha uguali quest'anno rispetto all'anno scorso. Io faccio un paragone. Allora, io ricordo a tutti che abbiamo giocato 7 partite.
di cui 6 vittorie e un pareggio. Pareggio con una grande formazione come il Parma. Quindi non direi perché tanta fortuna, ma avete voi pensato di aver già vinto? No, non si pensa di aver già vinto, non si pensa niente, non si pensa niente. Ma diciamo il campo dice questo. Quindi un Pisa in cima alla classifica a 19 punti. Abbiamo subito alla fine su 7 partite 4 reti, di cui una su rigore, ricordo. Quindi alla fine, cioè, no, io dico per qualcuno che avete vinto, non avete vinto, ma non è quello il discorso, vincere o non vincere. Il discorso è che fondamentalmente un Pisa quest'anno veramente, veramente in palla, almeno per queste prime partite. Io vado a vedere anche il tabellino, fondamentalmente sono stati 15 tiri per il Pisa e 14 per la Regina. Tiri in porta sono stati 6 per noi e 2 per la Regina, perché ci sono state 2 occasioni per la Regina, il resto è andato campato in aria. Questo è qua, questo è quello che dice il campo, questo è quello che dice il tabellino, fondamentalmente. Quindi un Pisa che a me personalmente anche oggi, ribadisco, mi ha convinto, mi convince in tutto e per tutto. Bravi ragazzi, dal primo all'ultimo. Oggi a dire che ha giocato male, forse Gucker non era in palla, poi è uscito, si è fatto male. Ma fondamentalmente chi ha giocato male oggi, io direi nessuno. Nessuno. A partire da Nicolas a venire giù, tutti. Quindi tutti bravi, secondo me, per me, tutti bravi, tutti bravi, bene, bene, bravi ragazzi, continuate così, perché quest'anno veramente state facendo vedere un bel calcio e state giocando veramente, veramente bene. Io sono contento per la società, per lo spogliatoio, per tutti, insomma, ecco. Fondamentalmente, ripeto, noi dopo tanto soffrire, quest'anno ci stiamo veramente, diciamo così, insomma, divertendo, ecco, per quello che è. E grazie a questi ragazzi, a questa società e tutto quanto, quindi va bene così. Bene, io poi farò una live, non so se domani o in settimana, e poi andremo a analizzare per meglio insieme ai miei ospiti quello che è il Pisa fino adesso, insomma. Va bene ragazzi, io per questa disamina mi fermo qua. Io, se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e niente, io che dire, vi ricordo questo: Pisa resta e tutto il resto passa. Grazie e alla prossima.